Pierluigi Scarano è nato a Napoli il 29/11/1957. Allora lui è censurato, ha una violazione depenalizzata e basta. Vuole essere ripreso o preferisce non essere ripreso? Non voglio essere ripreso. Non vuole essere ripreso. Domande dei difensori dell'imputato. Grazie. Avvocato Bordone, difesa Cavallini. Buongiorno. Buongiorno, signor Scarano. Noi ci riferiamo, l'abbiamo chiamata perché di lei ha parlato tale Gianluigi Napoli in una, nell'esame che è stato qui reso da questo signore l'11 luglio scorso. E lei ha conosciuto Gianluigi Napoli? In carcere nel 1980. In quale carcere vi trovavate? Mantova. Mantova. E prima non aveva mai avuto occasione di... Non sapevo neanche della sua esistenza. Neanche della sua esistenza. E successivamente all'uscita dal carcere ha avuto occasione di frequentarlo? Di... Assolutamente no. Assolutamente no. E quando eravate in carcere assieme, si ricorda le ragioni per le quali eravate ristretti? Cioè c'era qualche motivo di comunanza in queste ragioni? Eravamo tutti e due in stato di detenzione per la prima indagine sulla strage di Bologna in seguito agli arresti del 28 agosto. Del 28 agosto, quindi questo periodo mantovano si riferisce grosso modo all'arco di tempo che può andare dal al, si ricorda? Io sono stato arrestato il 28 agosto, ho trascorso... due mesi circa in isolamento, quindi non avevo rapporti con altri detenuti. E, Gianluigi Napoli quindi l'ho visto una volta che sono uscito dall'isolamento. All'epoca in quel carcere eravamo io, Gianluigi Napoli e Ulderico Sica, un altro degli imputati, degli allora imputati. Abbiamo condiviso la detenzione sia con Sica che con Napoli per poco tempo, perché Sica è stato scarcerato per motivi di salute, Napoli è stato fu trasferito in altro carcere. Quindi questo, dopo l'isolamento, che quindi grosso modo coprì settembre-ottobre, da quello che capisco, più o meno se fu due mesi. Sì, ecco, fine ottobre più fine o meno. Ottobre, più o meno. Ecco, da lì in avanti per quanto tempo ancora rimaneste insieme prima che lui venisse trasferito? Guardi, in questo momento adesso non posso essere preciso, forse un paio di mesi. Non mi ricordo se il suo trasferimento è stato antecedente o... posteriore a Natale, sì. Però insomma grosso modo fu questione di due più o meno mesi. Stiamo parlando del 1980, sì, quindi conto 38, mi ricordo che fu un periodo breve in quanto lui fu trasferito, ecco. No, ma quello che interessa almeno a chi le sta parlando è l'ordine di grandezza generale, cioè se era qualche mese piuttosto che non molti mesi o forse quasi un anno. Lei dice due, tre mesi e mezzo, insomma quel periodo lì. Poi lui venne trasferito e lei rimase invece a Mantova, sì, ancora un altro po'. Ecco, senta, in particolare questo signore quando ha reso dichiarazioni qui davanti alla Corte d'Assise ha fatto riferimento ai suoi rapporti con Paolo Signorelli. Li vuole illustrare alla Corte per quali essi erano? I miei rapporti con Paolo Signorelli l'ho considerato una sorta di secondo padre. Lei lo ha conosciuto e frequentato in che torno di tempo? L'ho conosciuto negli anni del liceo, l'ho frequentato praticamente per tutta la mia vita e l'ho accompagnato fino all'ultimo secondo della sua esistenza sulla terrena. E l'ambito nel quale lo aveva conosciuto? L'ambito della mia militanza politica nelle organizzazioni, come si chiamavano allora, di estrema destra. Ecco, in particolare di quale organizzazione di estrema destra? Io sono stato un militante delle organizzazioni giovanili di Ordine Nuovo e per un periodo anche frequentato il Movimento Sociale. Parliamo di che anni, Scarano? Parliamo degli anni dal 74-75 in poi. Quindi prima di essere arrestato nell'agosto dell'80, sì, quel provvedimento raggiunse anche Signorelli?
Sì, fummo arrestati. Io fui arrestato a casa sua. A casa sua. Ecco, lei non fu però in quel momento cautelato, insomma, non fece carcerazione preventiva con Signorelli dopo il 28 agosto? No, no, non siamo mai stati in carcerazione. Non siete stati insieme. Quindi la sua frequentazione era precedente. Sì, sì, certo. Dal 74-75 fino al momento, sì, dell'arresto. Ecco. Poi, ovviamente a fasi alterne, però insomma è una persona, rivelo, con la quale avevo un rapporto molto stretto, con lui e con la sua famiglia. Ecco, senta, in particolare questo signor Napoli avrebbe raccontato di alcuni episodi occorsi durante la vostra comune carcerazione mantovana, e uno di questi si riferiva a una notizia che sarebbe stata propalata, che sarebbe giunta anche a lei, circa delle frequentazioni particolari che avrebbe avuto Paolo Signorelli con i servizi segreti piuttosto che con Gelli o con ambienti deviati, diciamo così, e delle sue reazioni. Lei si ricorda di un accadimento del genere? Si ricorda di averne parlato con Napoli? Assolutamente no. Ho già risposto, tra l'altro, perché queste contestazioni già mi sono state fatte nell'ambito di uno dei processi per la strage, già sono stato ascoltato e già ho risposto. Assolutamente no. Assolutamente no. Quindi no su tutto quello che l'ho detto. Cioè no. Non ci fu, no, punto. Non ci fu proprio nessuna chiacchierata che avesse a riguardo questo oggetto, cioè della frequentazione di Signorelli. Se io avessi avuto questi dubbi, una volta uscito dal carcere, non avrei più frequentato la sua famiglia, non avrei più sostenuto la battaglia per la sua scarcerazione, non sarei stato, come già le ho detto, fino all'ultimo secondo della sua esistenza accanto a lui. Certo, quindi non ci fu neanche, oltre all'inesistenza del presupposto, cioè dei dubbi che le sarebbero venuti al riguardo, non ci fu neanche un discorso del genere all'interno del carcere sul fatto che fosse emerso, che qualcuno avesse riferito che Signorelli aveva rapporti con Gelli, con la P2, con i servizi? Avvocato, nell'ambiente, come voi ben sapete, nel virgolettato nostro ambiente, purtroppo di questi voci sono state vittime diversi personaggi, quindi può darsi che si è parlato del fatto che qualcuno poteva dire che, appunto, sostenere contatti di Signorelli piuttosto di contatti di chiunque altro. Quindi nel chiacchiericcio carcerario. Chiacchiericcio carcerario. Di fronte al quale la sua reazione fu quella che ci ha detto, quindi di non avere nessun dubbio sul fatto che potesse assolutamente essere... Assolutamente no. Ecco, altro chiacchiericcio carcerario, se vogliamo chiamarlo così, avrebbe riguardato invece la figura di Concutelli. Lei ha avuto modo di conoscere Pierluigi Concutelli e ha avuto modo di parlare di Pierluigi Concutelli con Gianluigi Napoli? Assolutamente no. Quindi lei non avrebbe mai riferito a costui che Concutelli aveva rapporti diretti con ambienti mafiosi catanesi e palermitani? Guarda, non lo so. Visto che il suo sorriso purtroppo non si trasferisce. No, dico, cioè, la vita è un mercato, ognuno vende quello che vuole, c'è chi vende la verità, quindi questo signore probabilmente faceva commercio di verità, ma assolutamente non ho mai conosciuto Concutelli. Benissimo, quindi anche questo è un riferimento completamente falso. Assolutamente, giusto? Sì. Un altro riferimento sempre che viene da questo signor Napoli era su quello che lei avrebbe potuto riferire a costui circa Valerio Fioravanti. Lei l'ha conosciuto, Valerio Fioravanti? Lo conosceva. E ha avuto modo di parlare di Valerio Fioravanti con Napoli, in particolare di frequentazioni che poteva avere o rapporti che poteva avere Fioravanti? Avremmo parlato di Valerio Fioravanti come abbiamo parlato di qualsiasi altro militante della nostra area che in quel momento era perseguito, ricercato per la strage o per altri. Quindi lei Fioravanti l'aveva conosciuto prima dell'80? Sì, ecco, l'aveva conosciuto nell'ambito della militanza. Certo. Ecco, e aveva mai riferito a Napoli in particolare che Valerio Fioravanti avesse rapporti con la banda della Magliana per traffici di cocaina?
Assolutamente no. Quindi è un'altra circostanza completamente falsa, comprendo. Ecco, e direi che in ultimo faccio riferimento a un'affermazione, pagina 53 della trascrizione del verbale dell'11 luglio, sempre parlando di Fioravanti, ci racconta Napoli che lei avrebbe riferito di maturati dubbi o perplessità circa il coinvolgimento di Fioravanti nella strage di Bologna del 2 agosto. Lei si ricorda di qualche discorso che potesse essere intercorso fra voi con questo oggetto e che lei in particolare avesse avuto modo di dare segno di qualche perplessità sull'ipotesi del coinvolgimento di Fioravanti nella strage? Assolutamente no. In particolare poi queste cose, la fonte di sua conoscenza sarebbe stato Paolo Signorelli, quindi lei avrebbe riferito che Paolo Signorelli, come lei, avevate dei dubbi sul fatto che Fioravanti potesse essere anche coinvolto nella strage. Anche perché quando ne avrei parlato io con Paolo Signorelli, la strage è del 2 agosto, e noi siamo stati il 28, quindi quando ne avrei parlato? Ma guardi, sì, potevate anche averne parlato, l'importante è capire se al di là dell'ipotesi astratta che ne aveste parlato o meno, se lei ci dice oggi ne avevamo parlato, avevamo ipotizzato, Signorelli ed io, che ci potesse essere anche un coinvolgimento, e io avevo trasmesso questa mia perplessità a Napoli parlandone in carcere. Assolutamente no, avvocato. Quindi anche questo è un discorso completamente no. Inventato. Assolutamente e falso. No. Grazie, per me non c'è altro. Pulgal Pellegrini, Pubblici Ministeri, Parti Civili. Buongiorno, Forti, Parte Civile. Le chiedo... una domanda secca e brevissima. Lei ha conosciuto Gilberto Cavallini? No. Ne ha sentito parlare da terzi, anche durante la sua carcerazione? Sì, sì, so chi è. L'ho conosciuto dopo la sua carcerazione. Quindi l'ha conosciuto? Sì, non l'ho conosciuto allora, lo conosco. Cioè, lo quando conosco. L'ha conosciuto? L'ho conosciuto dopo la sua recente scarcerazione. Ah, quindi diciamo tempi molto... Recenti, sì. E di cosa vi siete incontrati? Avete parlato anche delle sue vicende giudiziarie? Sue di Cavallini? C'è un testo di riferimento. Non possiamo chiedere queste cose. Prego. Sì, grazie. Sono Forti della Parte Civile. Le chiedo, sempre nell'ambito di questo periodo di carcerazione nel carcere di Mantova con Gianluigi Napoli, lei ha mai riferito o comunque ha riferito per sua conoscenza diretta o per avere sentito delle voci carcerarie di una frequentazione di Fioravanti con Signorelli, in particolare cene a cui Fioravanti aveva partecipato? No, assolutamente. Niente. Va bene, grazie. Avvocato Speranzoni, difesa di parte civile. Mi aggancio alla prima domanda che le ha fatto l'avvocato Bordoni sulla sua militanza. Lei ha risposto dicendo che era un militante nel periodo 74-75 dell'organizzazione giovanile di Ordine Nuovo. Allora le chiedo di dire alla Corte in che contesto geografico, quindi in che città lei era militante di Ordine Nuovo, e intanto ecco, le chiedo questo. Dov'era? Roma. A Roma. Gli anni del liceo. Ecco, gli anni del liceo quali sarebbero? Io mi sono conseguito la maturità classica nel 1976. Ecco, nel 1976 lei era a Roma. Quali erano i suoi punti di riferimento a Roma in Ordine Nuovo? In che senso? Quali sono i militanti dell'organizzazione Ordine Nuovo che lei nella militanza di quel periodo frequentava? Presidente, un test di riferimento. Sì, un test di riferimento. Comunque dopo farò domande io. Allora, ha conosciuto il professor Aldo Semerari? Sì, l'ho conosciuto. In che contesto l'ha conosciuto? Più o meno siamo sempre veri. Però ha parlato delle cene, prima ha fatto un riferimento. Sì, ha ma fatto Napoli un... però non aveva parlato di aver saputo di cene da lui. No, cioè, Aleandri però... Aleandri è un'altra cosa. Noi l'abbiamo chiamato perché riferisse sulle circostanze da lui attribuite da parte di Napoli, quindi su queste non c'era. Vabbè, lascio alla Corte allora
Altre domande? Sì, una domanda, avvocato Nasci. Sa se Signorelli e Fioravanti si conoscevano all'epoca della, di cui stiamo parlando? So che hanno, penso di sì, perché so che hanno condiviso un periodo di detenzione. Ok, grazie. Dunque, lei ha detto che è stato, ha fatto parte di Ordine Nuovo, no? Delle organizzazioni giovanili, sia ai tempi del liceo. Ordine Nuovo è stato sciolto nel 76, mi sembra, per decreto. Sì. Dopo che fine ha fatto Ordine? No? 73? Nel 73. 73 per decreto. Dopo che fine ha fatto Ordine Nuovo? Ordine Nuovo, da quello che so, una parte degli ordinovisti hanno scelto la strada della cosiddetta lotta armata. Mi riferisco a Concutelli e al suo gruppo, e altri sono altre persone, come per esempio il sottoscritto, sono confluiti nel Movimento Sociale Italiano. Lei però ha detto che faceva parte della formazione giovanile di Ordine Nuovo. Sì, ai tempi, ripeto, ai tempi del liceo, fino a quando ci abbiamo avuto agibilità politica nelle scuole. Fino al 73 allora? 73, sì, ripeto, come ho detto all'inizio, ho frequentato gli ambienti giovanili ordinovisti e quelli del Movimento Sociale Italiano successivamente. Quindi dal 73 in poi Ordine Nuovo non esiste più. Quindi dal 73 in poi, lei aveva 16 anni, lei doveva militare? Come l'ho detto, ho frequentato le sezioni del MIS, in particolare la sezione Balduina del Movimento Sociale Italiano. Ok. Ha nozione dei movimenti che si sono formati come continuazione di Ordine Nuovo dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo? Movimenti che sono stati un po' la prosecuzione di Ordine Nuovo con altro nome, che si rifacevano alle idee di Ordine Nuovo. C'è stata l'esperienza di Costruiamo l'Azione, se vogliamo dire che è stata una, c'erano sicuramente ci sono stati degli esponenti di quell'ambiente che hanno dato vita anche all'esperienza di Costruiamo l'Azione, ma come riferimenti, diciamo, riferimenti politici e culturali, non credo i riferimenti a livello organizzativo. Mm-hmm. E lei era a Roma in quel periodo? Io sì. Ha mai sentito parlare del Movimento Lotta Popolare? Sì, ho sentito parlare del Movimento Lotta Popolare. Chi ne faceva parte? In questo momento non mi ricordo, so che tra gli animatori c'è stato Paolo Signorelli, ma io non, in quel momento non ne ho fatto parte. Signore, beh, però, visto che lei frequentava assiduamente la casa di Signorelli per lei era un secondo padre, credo che fosse abbastanza informato su quello che faceva Signorelli. Allora, voglio precisare una cosa, il rapporto col professor Signorelli era un rapporto sì nato in ambito politico, ma poi è diventato anche e soprattutto un rapporto umano. Quindi col tempo, appunto, questo rapporto umano si è espresso con una frequentazione di Paolo, della sua famiglia, dei figli. Questo non significa che io ho condiviso tutte le esperienze politiche di Paolo Signorelli. Quindi questo non significa che lei sapesse tutto quello che faceva o che accadeva a Paolo Signorelli? Assolutamente no, anche perché era molto giovane. Bene. Ha mai sentito parlare di Carlo Alberto Guida?
Mi ricordo che era un personaggio legato al, mi sembra, al Movimento Sociale Italiano. Era un medico, forse. Dunque, dall'istruttore che abbiamo fatto è risultato che fosse un chirurgo plastico. Mi ricordo vagamente di... No, non credo di averlo mai conosciuto. E che facesse parte di Lotta Popolare. Ripeto, non mi ricordo di averlo conosciuto, mi ricordo il Roma e mi ricordo la sua professione. Comunque aveva a che fare anche lui con le formazioni di destra. Sì, era un personaggio, era conosciuto come un personaggio comunque del, diciamo, chiamiamolo il nostro mondo. Era molto conosciuto, cioè, aveva una certa rilevanza. Era conosciuto, adesso quanto fosse rilevante, cioè io personalmente non credo, ripeto, parliamo di 40 anni fa, non credo di averlo mai incontrato, o almeno non lo ricordo. Ok, senta, lei ha mai conosciuto Marco Mario Massimi? Assolutamente no. Non ne ha mai neanche sentito parlare? No, ne ho sentito parlare perché in carcere leggevo i giornali. Distribuiva i giornali? No, leggevo i giornali in carcere, cioè seguivo le vicende che in qualche maniera mi riguardavano o riguardavano persone che conoscevo. Ho capito. E lei che cosa sa di Fioravanti? Cioè, voglio dire, quali sono i contatti che ha avuto con Fioravanti? Ha detto che vi siete visti in carcere, no? No, Fioravanti io non l'ho mai incontrato in carcere. Lo conoscevo, l'ho conosciuto quando da giovane, sempre ai tempi del liceo, frequentavo gli ambienti della militanza dei gruppi giovanili. E conosciuto ambedue i fratelli Fioravanti che facevano capo al Movimento Sociale Italiano della zona Monteverde di Roma. Poi non ha avuto altro modo di... No. Fioravanti le ha mai fatto confidenze, niente? Le ha mai esposto quelli che erano i suoi intendimenti di carattere politico? No, assolutamente no. È stata la mia conoscenza di Fioravanti è stata molto superficiale. Allora, lei cosa sapeva di Cavallini? Gilberto Cavallini ho appreso il suo nome sempre in carcere quando il suo nome è cominciato a circolare. Ha mai avuto a che fare direttamente con lui? Prego? Ha mai avuto a che fare direttamente con lui? No, a quei tempi no. Senta, cos'erano le comunità organiche di popolo? Le comunità organiche di popolo erano, diciamo, neanche un progetto, secondo me. Erano un'idea che forse sarebbe dovuto diventare un progetto che faceva capo a Paolo Signorelli. Quindi l'idea era quella di creare delle esperienze anche in campo nell'ambito di aziende agricole dove vivere secondo certi valori culturali e politici di quello che era allora il nostro mondo. Ma ripeto, da quello che so è un'idea che poi non si è mai concretizzata in nessun tipo di attività specifica. Lei avrebbe dovuto avere un ruolo all'interno delle comunità organiche di popolo. Ero interessato al progetto, ma ripeto, è stato, da quello che so io, è stato, era un'idea. Va bene, per quanto mi riguarda può andare.
Procopio Stefano. Nato. A Roma. A Roma, il 11-10-1961. Mi legge la formula, per favore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Allora, per quanto riguarda questo testimone, ha delle condanne per sequestro, furto, eccetera, ma da parte dell'autorità giudiziaria francese, per fatti risalenti all'82. Dopodiché ha tutti i reati commessi nell'82, cioè omicidio di concorso, ricettazione, eccetera, detenzione illegale di armi, rapina, però sono tutti successivi ai fatti che ci stanno occupando adesso. Lei è mai stato processato per fatti che possono risalire ad associazioni sovversive, banda armata, eccetera? Sì, certo. Sì? Per quali fatti in particolare? Quali associazioni sovversive? Beh, a Roma sono stato... Non lo so, glielo sto chiedendo. A Roma sono stato... A Roma, lo so. In AR, terza posizione... In AR. Quindi lei è stato processato nei processi in AR? Sì. Ok. A questo punto gli nominiamo il difensore... Ok. Lei ha un difensore suo? No? No. Ok. Viene nominato... Ok, quindi lei può avvalersi della facoltà di non rispondere per i fatti per i quali ha negato la sua responsabilità, capito? Sì. Lei vuole essere ripreso o preferisce non essere ripreso? Preferisco non essere ripreso. Non vuole essere ripreso. Voi l'avete chiesto, sì? Per le circostanze riferite dal test... Ansaldi. Io qui non ce l'ho sotto. Avvocato Bordone, difesa Cavallini. Signor Procopio, lei è stato indicato nell'udienza del 17 ottobre scorso da Mauro Ansaldi in relazione a un paio di circostanze che adesso le chiederò di esaminare e poi di riferire al riguardo. Lei lo ha mai conosciuto, Mauro Ansaldi? Sì, sì. In che contesto, in che anni? Nell'82. Nell'82? Sì. Nell'82. E per ragioni che ci può descrivere? Beh, ragioni faceva parte pure lui diciamo, non proprio del nostro gruppo, di terza posizione, però, insomma, alla fine ci siamo conosciuti tutti. Ecco, lei all'epoca militava in quale formazione? Io militavo nei NAR. Nei NAR? Sì. E Ansaldi? Ansaldi, che io sappia, militava nella terza posizione. Quindi lei l'ha conosciuto come un militante di terza posizione? Sì, sì. L'ha conosciuto, ha detto, nel 1982. 82. Si ricorda dove? In che occasione? A Torino. A Torino. Perché chi era di Torino? Lei ha detto che operava su Roma, lei stava a Roma, giusto? Sì, no, però ogni tanto andavamo pure a Torino. Quindi... Ma perché Ansaldi era di Torino, stava a Torino? Ansaldi era di Torino, certo. Ecco, perfetto. Quindi lei l'ha conosciuto lì come militante di terza posizione. Sì. E si ricorda se ci fu qualche ragione particolare perché lei ebbe modo di conoscerlo e di incontrarlo nell'82? Adesso francamente no, però diciamo che lì era tutta una cosa, quindi alla fine ci siamo conosciuti, adesso non ricordo per quale occasione. Per quale occasione? Senta, lei ha conosciuto anche Gilberto Cavallini in quel turno di tempo? Gilberto Cavallini l'ho conosciuto sempre in 82, l'avrò visto un paio di volte e poi l'ho rivisto in carcere altre 2-3 volte. Ecco, quando l'ha visto prima della carcerazione, l'ha visto, si ricorda dove e si ricorda più o meno? Stavamo sicuramente a Roma, mi è stato presentato, perché io prima non l'avevo mai conosciuto, mi è stato presentato da altre persone, però non all'epoca non sapevo nemmeno come si chiamasse realmente. E lo conosceva come... Come le è stato presentato? Con quale nomignolo? Con Gigi. Gigi. E nel 1982? 1982, sì. E l'ha visto un paio di volte, quindi una frequentazione modesta? Sì, sì, sì. Diciamo che in latitanza non ci siamo frequentati. Lei è stato mai chiamato a rispondere di fatti reato in concorso con Gilberto Cavallini? No. No.
Senta, allora vengo alla circostanza specifica che ha riferito Ansaldi e si richiama a un'occasione che si collocherebbe fra il novembre e il dicembre del 1981. Lei ha detto prima che ha conosciuto sia Ansaldi che Cavallini nel 1982. Sì. Invece il test riferisce che nel novembre-dicembre 81 lei avrebbe fatto a Ansaldi una richiesta relativamente a Gilberto Cavallini. Questa richiesta era di aiutare Cavallini a espatriare verso la Francia. Novembre-dicembre 81? 81, sì. Lei ricorda innanzitutto di avere fatto una richiesta, al di là del tempo sul quale adesso ragioneremo, sì. Lei ha mai chiesto ad Ansaldi di aiutare no. Cavallini ad espatriare? No. No, ecco, quindi questo è di fatto... Ma io credo di aver conosciuto Cavallini prima dell'estate 82, quindi difficilmente posso aver chiesto una cosa del genere. Novembre-dicembre 81 io stavo fuori d'Italia, quindi... Ecco, non so, appunto, lei dove stava sul finire dell'81? Guardi, non ricordo bene se ancora ero in Libano o se già ero in Europa, però stavo fuori dall'Italia sicuramente. Certamente fuori dall'Italia, quindi è impensabile che lei in quel torno di tempo abbia incontrato Ansaldi. Ma io non conoscevo nemmeno Ansaldi, quindi non so Ansaldi. Probabilmente si è sbagliato, non so che dire. Non conosceva Ansaldi, non conosceva Cavallini, ma lui lo colloca con tutta una serie di riferimenti anche meteorologici, questo suo interessamento, facendo riferimento a un valico alpino e al fatto che ci sarebbe stato appunto la collocazione fra novembre e dicembre dell'81. Il valico alpino l'ho passato io e mi aiutò Ansaldi, sicuramente, o Stroppiano, adesso non mi ricordo chi dei due, ma Cavallini non c'era. Io non Cavallini conoscevo, non c'era. Quando ho passato il valico, Cavallini non lo conoscevo nemmeno. Ecco, quando l'ha passato lei il valico per andare in Francia? Eravamo il mese esatto, non mi ricordo, ma i primi mesi dell'82, forse marzo. Marzo dell'82, lei andò con l'aiuto di Ansaldi o di Stroppiana? Lì, in quell'occasione, conobbi sia Ansaldi che Stroppiana. Se non sbaglio, Ansaldi ci aiutò a passare il valico e Stroppiana ci prese con la macchina per portarci poi a Torino. Ecco, quindi la sua prima conoscenza di Ansaldi si colloca in quell'occasione lì, nel marzo, grosso modo, dell'82. Quindi lei esclude che ovviamente qualche mese prima ci potesse essere questo suo interessamento. Escludo. Ecco. Ultima cosa, le ho chiesto prima, prescindiamo dai tempi, lei esclude di avere mai comunque richiesto ad Ansaldi di interessarsi, di dare una mano a Cavallini? Ma non ce l'amo Dio, perché io Cavallini l'ho conosciuto molto dopo, non so come gli sia venuto in mente di una cosa del genere, perché francamente io Cavallini l'ho conosciuto, credo, prima dell'estate dell'82, se non sbaglio, ma l'ho visto un paio di volte, sì e no, e poi l'ho rivisto in carcere dopo tanti anni. Va bene. Una cosa le chiedo invece al di fuori di questo, lei aveva un nomignolo, era conosciuto anche lei con un nomignolo, con un soprannome, con un nome amicale, insomma, nell'ambiente romano? Lei si chiama Stefano, ma aveva era conosciuto... Mi chiamano tutti Ciccio. Ciccio. Ma attualmente, pure adesso, mi chiamano tutti Ciccio. Va bene, per grazie. Per via della corporatura. Della corporatura. Va bene, grazie. I pubblici ministeri, le parti civili, Avvocato Speranzoni, buongiorno signor Procopio. Allora, una domanda che è legata al verbale stenotipico pagina 71 dell'udienza Mauro Ansaldi. Lei frequentava nell'81-82 Torino? Nell'82? Sì. Ecco, ha conosciuto e frequentato a livello di militanza Jean Cogolli e Fabrizio Zani? Sì. A Torino, la vostra, diciamo, il luogo dove lei viveva in quel periodo di militanza, qual era? Era un residence che, non ricordo bene il nome, era un residence che si trova accanto alla stazione, sotto i portici. Un residence vuol dire una... Avevo affittato una stanza in un residence. Ecco. Zani e Cogolli dove vivevano? Zani e Cogolli vivevano da un'altra parte, che poi ho saputo essere... il nome esatto della via non me lo ricordo, però insomma abitavano in un appartamento, sì. Ecco, le basi operative a Torino quali erano all'epoca? Ansaldi e Stroppiana.
E i luoghi di queste basi operative quali erano? L'ufficio di Stroppiani, che mi ricordi, e poi se non sbaglio era un garage o qualcosa del genere. Non ricordo. Ecco, lei ha mai frequentato Zani e Cogolli nell'appartamento dove vivevano? No. Ha mai partecipato a Torino con loro ad attività legate alle vostre militanze e imprese criminali dell'epoca? Rapine, per esempio. Francamente non mi ricordo. Provi a fare uno sforzo. A Torino sicuramente c'è stato un tentativo di rapina che però è fallito sul nascere, perché dovevamo recuperare i motorini per questa rapina, e invece successe qualcosa prima che impedì questo accadimento, e quindi la cosa non andrà proprio in porto. Se non sbaglio, Zani e Golli non volevano che a Torino ci fossero diciamo operazioni di qualsiasi tipo, proprio perché loro ci vivevano. Ecco, e quindi le operazioni dove venivano progettate? In altri contesti? Di solito noi a Roma, perché eravamo tutti a Roma, a parte Gianni Agolli, eravamo tutti a Roma. Ecco, mi interessa una cosa, prima ha detto che lei militava nei NAR, ha ribadito due volte questa cosa. Ecco, il legame quindi operativo con uomini di terza posizione ci sta dicendo che c'era, cioè eravate uniti in queste attività. Beh, più che altro eravamo uniti da conoscenze di prima, di quartiere, come voglio dire, di cose, poi ognuno ha fatto le scelte, ognuno è andato con chi voleva. Ecco, però lei raggiunge come militante dei NAR Zani e Cogolli a Torino. Sì, io sono stato a Torino, ci andavo, venivo. Ecco, in che periodo indicativamente è stato a Torino? Nella primavera del 82, dopo che sono tornato a Roma, cioè che sono rientrato in Italia, diciamo. E poi, non avendo posto per dormire a Roma, andai a Torino e trovai questa residenza. Ha parlato prima, ha accennato al fatto che era andato in Libano precedentemente. Sì. Ecco, può dirci con quali altri militanti era in Libano? Beh, per vagliare la credibilità del non testo. Non è. Io adesso non ho sotto i verbali, comunque se non è nel riferimento la domanda non è ammessa. Non è ammessa la domanda. Vabbè. Nessun'altra domanda, grazie. Altre domande? Senta, lei da quando ha fatto parte dei NAR? Quando è che ha cominciato a far parte dei NAR? Beh, diciamo da quando sono rientrato in Italia. E cioè? Nell'82. 82. E prima, nel 1980, a Roma lei cosa faceva come politicamente? Era molto giovane, aveva 19 anni, no? Aveva un ruolo, faceva parte di qualche formazione, frequentava qualcuno, si identificava? No, frequentavo diciamo, gli amici di zona che erano anche in terza posizione, però non ho mai fatto parte della terza posizione. Diciamo che era un simpatizzante. Simpatizzante no, perché non ero d'accordo proprio con la, diciamo, la dirigenza di terza posizione. Però c'avevo tanti amici in terza posizione. Però? Avevo tanti amici in terza posizione. Ok, lei ha conosciuto Fiore? Fiore non l'ho mai conosciuto. Roberto Fiore? No. La Raccagnello? Chi? La Raccagnello, Giulia Raccagnello. No. Allora, lei nel 1980 aveva già questa corporatura piuttosto imponente? Sì. Ok. Aveva anche i capelli a quei tempi? Sì. Come se li teneva? Tirati all'indietro, col gel, eccetera, come se li teneva? Non ho capito, scusi. Se li teneva tirati all'indietro? No. No, come se li teneva? Normali. Normali, lunghi, corti? Come c'era lei? Ah no, lunghi, ne 80, dice. Nell'80 no, c'avevo corti normali. Corti normali. Lei aveva un aspetto più vecchio della sua età nell'80. Sembrava più vecchio dei suoi 19 anni.
non lo so. Non so, glielo dicevano, si ricorda, no? Non si ricorda questo? No, non mi ricordo, non me lo dicevano. Ok. Senta, lei ha mai avuto occasione di vedere Ciavardini? Ciavardini? Sì, Luigi Ciavardini. Certo, lo conoscevo. L'ha mai visto sanguinante, con dei segni di ferite, eccetera? No. No. Non l'ha mai visto dopo i fatti di Giulio Cesare? No. No. Dove l'ha visto? Ci conosciamo da ragazzini, cioè da ragazzi, lì nel quartiere erano quelli, giravamo tutti negli stessi quartieri. Ciavardini le ha mai riferito delle cose che lo riguardavano? In che senso? Nella sua attività politica, lui faceva parte dei NAR prima di lei? Benno Ciavardini, quando io l'ho conosciuto, era di terza posizione. Faceva parte di terza posizione. Allora, bene. Quando è passato ai NAR, che mi dice lei, io poi non ho più visto Ciavardini. Ok, e fra i suoi amici di terza posizione sì. C'era anche Ciavardini? Certo. Ciavardini non le ha mai fatto qualche confidenza, rivelato qualcosa, no? Riguardo ai fatti di Giulio Cesare? Riguardo ai fatti di Giulio Cesare, sì, riguardo ai fatti no. Di Giulio Cesare. Non le ha detto dove si è curato dopo i fatti di Giulio Cesare? No. Come si è rimesso a posto la faccia? Io credo che non l'avevo più rivisto dopo i fatti di Giulio Cesare. Se non sbaglio, adesso i ricordi non sono proprio precisi, ma dopo i fatti di Giulio Cesare non l'ho più visto, perché credo che lui andò là di Dante. Senta, il soprannome Ciccio sì. Era risaputo nell'ambito di terza posizione? Beh, quando si parlava di Ciccio si alludeva a Stefano Procopio? Beh, questo non lo so, io mi chiamo Ciccio da quando sono ragazzino, mi ci chiamano ancora oggi. A Roma diciamo che tutti abbiamo un soprannome, quindi non so se adesso è quello che intende lei. No, sicuramente mi chiamavano sin da ragazzino e continua a chiamarmi anche oggi. Volevo sapere solo se all'interno del gruppo dei ragazzi di terza posizione si diceva Ciccio, si pensava subito a lei o a qualcun altro? Credo. C'erano svariati di Ciccio. Eh? Ce n'erano svariati di Ciccio. Ce n'erano una miriade, no? No, svariati, alcuni altri, non solo io. Chi erano i Ciccio che operavano nella destra? Ma diciamo che Ciccio è un soprannome abbastanza comune a Roma. Sì, sì, certo, ma adesso non credo che tutti si chiamassero Ciccio all'interno di terza posizione. Voglio dire, quanti Ciccio c'erano all'interno di terza posizione? Dio. No, nessuno. Mio Dio. Vabbè. Comunque io ero soprannominato Ciccio, questo è poco, ma sicuro lo sono tuttora. Ok, può andare, arrivederci. Una sola domanda. Lei ha detto, ho aderito ai NAR nell'82. Sì. Chi erano gli altri componenti ai NAR nell'82? Quelli conosciuti, cioè quelli che frequentavo io, sì. Quelli, Walter Sordi, Soderini, tutta questa gente qua. Poi? Poi c'era Pasquale Belsito, c'era Zani e Agoli, che non facevano proprio parte di NAR, però comunque ci frequentavamo. E Soderini e Belsito non avevano mai parlato con lei delle azioni commesse con Cavallini? No. In precedenza? Soderini e Belsito? No. Va bene, pronto, arrivederci. Allora, fra 10 minuti ci dovrebbe essere la testa amico. C'è. Ah, c'è, bene. Buongiorno. Mi può leggere la formula sul microfono, quella formula lì? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Lei si chiama? Amico Rosario. È nata? 10 agosto 47. Dove?
a Palermo. Allora, la testa è incensurata. E vuole essere ripresa o preferisce non essere ripresa? No, non essere ripresa. Non vuole essere ripresa. Allora, questo è un test di parte civile, quindi prego con le domande. Possiamo liberare per il collega che era stato chiamato? Sì, sì, lei può andare, grazie. Buongiorno. Sì. Mi sente? Sì. Presidente, però un attimo, c'è da chiedere la posizione dell'amico. Perché l'amico è stata condannata nell'ambito del processo. No, è incensurato. Ecco, allora dicevo, signora, che sono l'avvocato di parte civile, volevo farle subito una domanda in relazione a suo marito, Francesco Mangiamelli, che sappiamo tutti che è morto tragicamente ai primi di settembre del 1980. Ora, prima di arrivare a questo punto, però, le volevo dire, suo marito era un militante dell'estrema destra negli anni 70-80? Sì, sì. Ecco, specifichi per cortesia il movimento... parte di Terza Posizione. Questo quando? Verso la fine degli anni 70? Gli anni, Prima però di aderire a Terza Posizione, era militante di un'altra... entità politica di destra, lui era Guardia Nazionale. Nel movimento, no, mai era Guardia Nazionale, era nel Movimento Sociale prima. Quindi non ha mai conosciuto Stefano Delle Chiaie, suo marito? Penso di no, penso di no. Senta, veniamo ai primi giorni di gennaio dell'80. Ecco, riesce a mettere a fuoco se le dico se ha ospitato Giusva Fioravanti a casa no, sua? No, a luglio l'abbiamo ospitato. Ecco, ma i primi di gennaio non si ricorda? No, io a luglio l'ho conosciuto. È sicurissima di questo oppure tende ad escludere di averlo conosciuto prima di luglio? No, a luglio l'ho conosciuto. Luglio, che è venuto con noi alla mare, a Tre Fontane. Senta, suo marito, Francesco Mangiamelli, prima del gennaio dell'80, ha mai avuto rapporti con un ufficiale, non dico dei carabinieri o di un'altra arma, dell'esercito o dell'aviazione, un ufficiale, che gli chiese di avere dei rapporti con lui? Mi sembra di sì, però io non so chi era questo ufficiale. Ecco, può specificare come è avvenuta la cosa e che cosa le ha riferito suo marito? Disse che una notte era stato fermato per dei volantini, non lo so, è stato portato in caserma. E questo ufficiale gli chiese di poter collaborare con lui, che gli offriva dei soldi. Anche delle armi, signora? Sì, mi pare di sì, e lui non ha accettato. E mi disse, ma sai, cioè, tornando poi a casa mi disse questo discorso, ma non so io che... Senta, lei non riesce proprio a dire di che ufficiale si trattava, cioè no, di un ufficiale dei carabinieri oppure dell'esercito? Io so che era in caserma dei carabinieri, che è stato portato, sì. Lei conobbe Roberto Fiore? Sì, sì. Ecco, specifichi le circostanze in cui ha conosciuto Roberto Fiore e chi era per lei Roberto Fiore? Perché è venuto a Palermo, è stato a casa mia. Quando, signora? Prima dell'80. Prima, ho capito bene, o nell'80? No, prima mi pare. Ecco, signora, su questo punto allora io le... Ricordo male, non lo so. Se le dico giugno-luglio dell'80? No, a luglio è venuto Fioravanti, non Fiore. Ma prima di Fioravanti, poi ci arriviamo. Sì, prima avevo conosciuto Fiore. Quindi però... i primi di luglio? Perché Fioravanti risulta pacificamente dagli atti, oramai lo sanno anche i muri, che è venuto alla metà di luglio a casa sua. Poi ci arriviamo. Sì. Ma prima... Di preciso non lo ricordo. Allora, signora, l'aiuto nella memoria, contestandole
Confermo comunque quello che ho dichiarato allora. Ecco, allora però purtroppo adesso devo per forza ripetere la frase. Allora, il verbale è di istruzione sommaria 16 settembre del 1980 ai PM di Roma, summa e guardata. Sì. Lei è stata sentita, forse ricorderà, il 16 di settembre dell'80, subito dopo l'omicidio di suo marito. E disse, verso i primi di luglio venne a Palermo Robertino. Allora sì. Robertino è Fiore, naturalmente. Fiore, sì. E mio marito andò con lui a Catania, partendo e tornando nella stessa giornata. Sì. Questo per esempio non lo ricordavo completamente. Ecco, adesso che dice sì, perché sì, allora ho fatto vero, accendere sì. la memoria, ricorda che cosa andarono a fare a Catania? A contattare dei ragazzi di terza posizione, penso. Catanesi? Questo, sì. Venne anche Giorgio Vale, per caso, in quel momento, con Fiore? Giorgio Vale. Se lo ricorda Giorgio Vale, che poi ritornerà proprio nei giorni immediatamente successivi. C'era un ragazzo, ma non mi ricordo come si chiamava. Ecco, allora lei a dottor Giovanni Falcone, quando è stata interrogata il 18 giugno dell'86 questa volta, disse, confermo che Giorgio Vale è stato ospite allora, a casa mia. Sì, insieme mi con Roberto che Fiore. C'era un altro ragazzo, sì. Ora veniamo a Giusva Fioravanti e a Francesca Mambro. Sì. Lei quindi conferma che li ha conosciuti soltanto a luglio? Sì, sì. Anche la Mambro, giusto? Sì. Ora racconti per cortesia quali sono state le modalità del vostro incontro, della vostra conoscenza e se siete stati assieme per qualche tempo. Sì, sono stati a casa mia al mare per altre fontane. Che erano venuti per farsi una vacanza che gli aveva invitato mio marito. Questo. Ma lei però li conosceva, scusi se no, le interrompo. No, infatti loro non si sono presentati con questo nome. Si chiamavano Riccardo e Marta. Mi hanno detto che si chiamavano così. Quindi io manco sapevo i loro nomi. Ma non le è sembrato strano, signora, che due persone arrivano all'improvviso a casa vostra senza conoscerli, addirittura con un nome falso si ma presenta. Io non lo sapevo che era un nome falso. No, poi l'ha saputo dopo, quindi sì, l'ho saputo dopo. Ecco, racconti, finisca di raccontare l'episodio per cortesia del vostro incontro e di come poi andate a Trefontane. Dove vi incontraste esattamente? Riesce a mettere a fuoco? A Palermo ci incontrammo, sì, e loro pare che erano in un albergo e siamo andati a prenderli. In un albergo, sì. Benissimo. E poi siete andati in macchina a Trefontane? Sì, sì. Quanto tempo siete stati a Trefontane assieme a loro? Siamo rimasti fino a fine luglio, al 31 luglio mi pare, che poi sono andati via. E suo marito era sempre presente in queste due settimane? No, lui era andato via. Si era assentato? Sì. Dove era andato, signore? Poi ho saputo che era andata a Taranto, cioè per affittare un sacco di... Per affittare un immobile a Taranto, sì, è giusto? Non ricordo bene, ora conferma comunque quello che ho detto. Infatti risulta benissimo. Senta, ma prima di Taranto, suo marito le risulta che passò a Roma, quindi stiamo parlando sempre tra la metà di luglio e la fine di luglio, quando si assentò da Trefontane in presenza di Giusva Fioravanti e della Francesca Mambro. Non ricorda adesso. Cioè, non si ricorda del passaggio a Roma e poi a Taranto? Penso di sì, non lo so. Benissimo. Ora non lo ricordo. A casa a Trefontane, in questo periodo di cui stiamo parlando, sì, queste due settimane di luglio, tra la metà di luglio e la fine di luglio, oltre a Riccardo e a Marta, che poi lei scoprirà essere Giusva Fioravanti e Francesca Ma, c'erano altre persone insieme no, a voi? No, siamo stati soli. Scusi, se le dico il nome di Volo, Alberto e dei coniugi Cannizzo? Ah, sì. Prego. Mi sto ricordando adesso. Sì, sono venuti a stare con voi. Ma pochissimo mi sembra sono stati, Cannizzo un giorno.
Ecco, ma adesso che si è accesa la sua memoria, può riferire per cortesia il momento in cui vi vedete, di che cosa parlate? Ma tutti non assieme? Lo ricordo, sono passati 40 anni. Capisco. Io confermo quello che ho detto, allora avrò dichiarato qualche cosa. Ma ecco, ma perché arrivano i Cannizzo e il volo a Trefontane? Voi state facendo, se ho capito male, se non ho capito male, state facendo una vacanza con sono venuti al mare. Sono venuti al mare con voi. Erano amici che sono andati a trovarci al mare, è normale, non. Lei era una simpatizzante, stavo dicendo militante, no, ma lei era una simpatizzante di destra? No, non ho mai fatto politica. Non ha mai fatto mai. No. Era amica di Concutelli, lei? Sì, era il mio ex cognato. Ecco, racconti allora succintamente perché è cognato. Ha sposato la era sorella? Era fidanzato con la sorella di mio marito. Quando questo? Prima del 75, mi pare. Quindi è un rapporto risalente. Sì. E lei aveva ammirazione per Concutelli o...? Era mio cognato, non... Sì, però era suo cognato, lo sanno pure i bambini, era un militante politico di un certo spessore. Ma quando era a Palermo era nel movimento sociale, ancora non aveva tutti questi... Non era... Senta, per caso, suo cognato Concutelli, le risulta che avesse dei rapporti con ambienti della criminalità organizzata? No. Prima di andare latitante, lui, secondo me, era una brava persona, non... Senta, lei era a conoscenza di piani di evasione di Concutelli, perché era incarcerato, lo sanno tutti, alla fine degli anni 70, in questo periodo cruciale dei primi mesi degli anni del 1980, era a conoscenza di piani di evasione di Concutelli in cui suo marito era, diciamo, un elemento centrale? Sì, l'ho saputo dopo questi piani. Ecco, può riferire succintamente di quello che sa? Sì, mi può dire? Cioè, Giusva Fioravanti era coinvolto in questo piano di evasione che le ma risulta? Ma prima non lo sapevo. L'ho saputo dopo. Ecco, ma suo marito, com'era coinvolto secondo quello che le risulta direttamente in questi piani di evasione di Perché Concutelli? Perché lui era molto amico di Concutelli. Questo. Senta, a Palermo, sia pure nell'ambito della vostra cerchia, c'erano altre persone che, come suo marito, vicine a Concutelli? No, credo di no. Perché lui se ne andò... Ed è stato tanti anni poi fuori da Palermo, non aveva più rapporti con Palermo, che poi è stato molti anni latitante. Concutelli. Ma appunto, prima della latitanza e comunque anche quando era carcerato, qualche volta Concutelli è stato anche carcerato a Palermo, le risulta? Sì. Oltre a suo marito, c'era qualcun altro interessato a Palermo, insieme a suo marito, a Concutelli, a cercare di far evadere Concutelli? No. Non le risulta? Non mi risulta. Non ha mai conosciuto per caso una persona con uno sfregio al volto, amico di suo marito, di Concutelli? No. Senta, invece Ciavardini, Luigi Ciavardini. No, non lo conosco. Non l'ha mai conosciuto? L'ho visto poi in televisione, non lo conoscevo. Senta, sa se, per averglielo detto suo marito senza che lei lo avesse conosciuto, o per averlo appreso dopo, successivamente, ai fatti di cui stiamo parlando, sa se suo marito si interessò a Palermo di trovare un alloggio a questo Ciavardini?
No, non lo so, non l'ho saputo questo. Ecco signora, veniamo adesso più da vicino, diciamo, al momento della tragica morte di suo marito. Innanzitutto, lei insieme a suo marito leggeste l'articolo sull'Espresso riguardante un'intervista al colonnello Amos Spiazzi, famosissimo articolo, perlomeno all'epoca? Sì, mi pare di sì. Ecco, può raccontare questa... allora che cosa le disse suo marito a proposito di quest'articolo, della lettura di quest'articolo? Che cercavano un certo Ciccio, mi pare. Sì. Però di preciso, adesso mi può vedere cosa ho detto anni fa. Di preciso non lo ricordo. Confermo sì. Quello che ho detto allora, perché... Allora, le sentenze passate in giudicato... e mi riferisco segnatamente nello specifico a quella del 95 sulla strage del 22 e 23 novembre del 95, dice a chiarissime lettere che... Presidente, non possiamo citare le sentenze. Le motivazioni, quello che pensa il motivatore non possiamo dire, dobbiamo riferire contenuti di verbali che sono dentro le sentenze o fatti che sono stati accertati in modo inoppugnabile. Suo marito, letto questo articolo, come reagì con lei? No, lui con me cercava sempre di minimizzare, perché io poi magari mi arrabbiavo se sapevo che veniva coinvolto in queste cose, quindi... Quindi allora, se minimizzava... Attimo, adesso per facilitare le cose, sì. Nella sentenza Albiani c'è il passaggio delle dichiarazioni fatte dalla signora sulla reazione di suo marito di fronte all'articolo. Glielo possiamo leggere, chiediamo se conferma. Grazie. Sì, sì. Se lo fa leggere. Lo posso leggere io? Per bacco. Allora, ricordo con sicurezza che mio marito si identificò nel Ciccio di cui all'intervista sull'Espresso dell'agosto 80 di Amos Spiazzi. Ricordo anzi che avemmo una discussione quando leggemmo sul giornale il testo dell'intervista, perché io mi preoccupai e dissi a mio marito: vedi a che ti porta l'attività politica mio marito, che dopo la lettura dell'intervista aveva detto: questi mi vogliono incastrare. Oh. Quando mi vide preoccupata, disse che in fondo si trattava di cavolate e cercò di sminuire l'importanza della cosa. Di un fatto però sono certa, che Francesco si identificò nel Ciccio dell'intervista e che la sua prima reazione di lettura fu di risentimento nei confronti di Amos Spiazzi. Lei conferma tutto sì, questo? Sì. Questo è il verbale interrogatorio. Delle dichiarazioni rilasciate in dibattimento il 16/11/1987. Grazie signor Presidente, mi ha facilitato moltissimo le cose. Senta, a proposito di quanto avviene subito dopo questa intervista, lei ricevette da suo marito suo marito le riferì di aver ricevuto una telefonata da Fiore che disse a suo marito... No, ma non possiamo suggerire la risposta, cioè facciamo la domanda in termini diversi. Allora, io mi fermo qua. Cioè, lei, in questo periodo storico particolare, quindi agosto del 1980, ricevette da suo marito una frase del tipo che gli ha telefonato Roberto Fiore in questo periodo, rappresentandogli una determinata situazione di conflittualità? Non posso ricordare 40 anni dopo questo discorso. Ci sono delle dichiarazioni? Sì, allora in questo caso... Ci sono fatte dichiarazioni, quindi... Facciamo la contestazione così si rinfresca la memoria e vediamo se conferma. Forza. Benissimo, arrivo subito. Allora, pagina 78, trascrizione udienza del 12 luglio 97 davanti al Tribunale di Bologna, sezione dei minori. E quindi è il processo di Ciavardini, diciamo, quello del 97, sì. Quindi non è proprio quello degli anni 80, è più vicino a noi. Sì. PM, cioè il PM le fa... questa domanda. Fiore, quando dice per telefono a suo marito che Fioravanti è molto arrabbiato,
le risulta che si lamentava proprio della rottura avvenuta da parte di suo marito dopo la pubblicazione dell'articolo sull'Espresso per cui aveva suo marito fatto allontanare da Palermo Ciavardini ed altri, anche Fioravanti? Era questo l'argomento per cui Fiore si faceva tramite di informare? Scusi, si introduce l'avvocato Pellegrini e dice ha già risposto. Allora andiamo alla pagina 75 quando lei risponde e dice: mi ricordo che mio marito mi disse una volta che sentì Fiore per telefono: ma cosa hai fatto a Fioravanti? Che ce l'ha con te? È stato Fiore a dire al telefono a mio marito: ma cosa gli hai fatto? Ah sì, ora mi ricordo questo. Oh, perché è un po' complicato, ma ci siamo arrivati, perché la domanda era a monte. Sì. Ok, benissimo. Ora che si ricorda. Sì. Prego. Insomma, si ricorda qualcos'altro di questo? No. Ha confermato. Benissimo, conferma. Che ho detto questo. Benissimo. D'altronde ha ragione la testa quando dice sono passati 40 anni, quindi... Perfetto, però siccome aveva detto, sì, ora forse avevo capito che si ricordasse ed era in grado di chiarire meglio questo concetto, non riesce, lei lo conferma e basta, sì. Non riesce a dire qualcos'altro in più? No, confermo questo. Benissimo. Ora... Che cosa succede subito dopo? Cioè, lei sa che alla fine di agosto dell'80 ci sono dei mandati di cattura relativi proprio a Terza Posizione, che era il movimento politico in cui militava suo marito. Che cosa succede in questo frangente? Vi muovete dalla Sicilia? Andate da qualche parte? I primi di settembre? Sì. Sì. Ecco, sì, dove andate di preciso? Cannara, mi pare che si chiamava. È un paese che si chiama Cannara. Sì, sì. A casa di chi, signora? A casa, siamo partiti con Stefano Volo e sua moglie. A casa di un amico di Volo. Che si chiama, signora? Se lo ricorda? No. Salvatore Davì? Sì, sì. Ecco, può dire chi era questo Salvatore Davì? Io non lo conoscevo prima, era un amico di Volo, siamo andati ospiti suoi per passare qualche giorno là. Senta, era amico solo di Volo o anche di suo marito? No, era amico di Volo, mio marito non lo conosceva prima. Senta, lei sa se era in qualche modo collegato alla criminalità organizzata siciliana, Salvatore Davì? No, non lo sapevo. Ecco, quindi vi muovete e arrivate... a Cannara, a casa di Davì. Dopodiché che cosa succede insieme a suo marito? Dopo lui si allontanava, andava a Roma, tornava in giornata. Cioè da Cannara va a Roma? Sì, sì. Più volte? Le risulta più volte va a Roma in questo frangente, in questo periodo? Mi pare due volte, invece sono loro che ho colto. Ecco, ma voi che ci andaste a fare a Cannara, a casa di Davì? Siamo partiti per fare una vacanza. Una vacanza? Siamo andati in Umbria. Stavate sì. Tanto bene in Sicilia, andate in vacanza a Cannara. Lo so, purtroppo. Senta, e suo marito quando va a Roma, poi immagino che ritorni a casa a Cannara, giusto? Sì. Ecco, lei le risulta che cosa faceva a Roma, che cosa riferiva di aver fatto a Roma, chi incontrava? Ma non me lo diceva, già eravamo... Io gli dicevo me ne vado col treno, non ci voglio stare più qua, poi gli ho detto. Come, scusi, non ho capito signora, abbia pazienza. Litigavamo perché mi scocciava che lui andava a Roma e io restavo lì. D'altronde eravate in vacanza. No? Se siamo andati in vacanza te ne vai. Senta signora, poi veniamo al momento più tragico, ecco, come succede questa cosa? Succede che lui è andato a Roma e poi non è tornato. Ma chi è tornato a Cannara? È tornato a Volo.
Mi ha detto ho aspettato tante ore, ma non è venuto. Cioè, può essere che viene, si fa accompagnare, verrà. E che cosa dice? Che cosa le dice Volo esattamente? Sono momenti cruciali. Dice che aveva un appuntamento che ha aspettato, ma lui non è venuto. Un appuntamento con chi, signora? Con mio marito, per tornare. No, un attimo. Ma suo marito con chi aveva l'appuntamento? A Roma, prima di sparire. E io non lo so. Ma Volo non glielo disse? No, mi disse che si erano separati e poi si erano rincontrati. Volo non lo sapeva. No, Volo non faceva parte di terza posizione. Ho capito, signora. Però ha accompagnato suo marito in un posto preciso a Roma, immagino, dove suo marito aveva un appuntamento con altre persone che non coinvolgeva Volo questa situazione. Volo aspettava suo marito che ritornasse da questo appuntamento con queste altre persone. Sì. Ecco, ma Volo non le riferì, non le accennò nemmeno che suo marito disse a lui, a Volo, con chi doveva vedersi, con ambienti di terza posizione, immagino? Sì, ma non mi disse con chi. Forse neanche lui lo sapeva. Ecco, poi che cosa succede quando Volo torna da Roma senza suo marito a Cannara? Che cosa succede? Succede che abbiamo aspettato e non è tornato e poi siamo tornati in Sicilia. Come siete ritornati in Sicilia? E perché siete ritornati in Sicilia? Visto che suo marito era scomparso a Roma? Perché speravo che mi telefonasse, là non c'era telefono, che si facesse sentire. Quindi lei confidava nel fatto che suo marito fosse vivo? Certo, pensavo che fosse morto. Quindi ritornaste a Palermo? Dove esattamente? A Palermo o a Trefontane? Io sono tornata, no, a Palermo. A casa sua a Palermo? A casa mia, sì. E poi che cosa succede? No, scusi, innanzitutto, come tornaste a Palermo da Cannara? In aereo siamo tornati. Con il suo nome e cognome, insieme a Volo, con il suo nome e cognome, oppure con un nome di fantasia? Sì, poi ho saputo che aveva fatto lui i biglietti, io non lo sapevo. E quindi aveva ho saputo? Ho saputo che aveva messo un nome di fantasia. Per ambedue voi? Sì. Ecco, per quale ragione, lo sa? Non lo so, io non lo so, non lo cioè, sapevo. Voi eravate latitanti, eravate colpiti da mandati di cattura? No! Infatti non lo sapevo perché lui ha fatto... D'altronde eravate in vacanza e quindi uno ritorna con il suo nome e cognome, no? Perché paura io c'è. Io pensavo questo, ma... E poi come ritornaste? Poi cosa succede? Lei arriva a Palermo, sta in casa, immagino che attende una telefonata, qualche cosa, un evento positivo. Invece che cosa succede? Invece poi... Non so, forse abbiamo aspettato 3 giorni. Come, scusi? Non... Forse ho aspettato 3 giorni. Sì? E poi... Ma lesse sul giornale qualcosa di specifico a suo marito? No, cioè che si era trovato un corpo, però non sapevo, poi l'ho saputo a Roma. Che ecco, e lui... quindi che cosa succede? Lei legge a Palermo questo articolo di un corpo riaffiorato a Roma, nei dintorni di Roma, giusto? Sì. E poi che cosa succede? Lei lo mette in relazione con la scomparsa di suo marito, immagino. No, subito no, perché non... Non ha ancora la certezza, no, però sospetta. Sospetto, sono andata a Roma... Con chi, signore? Ritorna quindi a Roma da Palermo? Con Stefano Volo, sì. Immagino dopo il 10 di settembre, giusto? Quando è riaffiorato questo corpo, 10-11 di settembre. Insieme a Volo ritorna a Roma? Sì, sì. Come ritornate a Roma? Sempre con l'aereo o con la macchina? Con la macchina, mi pare. Con la macchina, sì. Ecco, e dove andaste a Roma? A chiedere, immagino, notizie, in quell'ambiente di terza posizione. Sì. Ecco, racconti per cortesia. Sono andata in un bar dove sapevo che si vedevano gli amici di mio marito. Ho incontrato, di preciso non ricordo, posso confermare quello che ho detto allora? C'è qualche dichiarazione? Sì. Ecco, allora, facciamo così, prima di arrivare a un'eventuale contestazione. Lei vide Roberto Fiore? Sì, l'ho visto. Le espresse
le sue convinzioni, Fiore, Roberto in relazione Fiore alla... Roberto Fiore mi disse che era lui perché era uscito di pomeriggio un giornale romano dove c'era la fotografia. Ecco, ma oltre a dire, a darle purtroppo la certezza che era suo marito il cadavere riaffiorato, le espresse anche qualche convinzione sua di Fiore in ordine agli autori di questo omicidio? Sì, mi pare di sì. Le disse nello specifico che... Che era stato Fioravanti. Ecco, non le disse perché? No. E lei non chiese a Fiore, scusa, perché mi dici che secondo te ma è stato Fioravanti? Io ero molto... Immagino che fosse agitatissima, ci mancherebbe altro, e rispetto ancora oggi il suo dolore. Ma riesce difficile, francamente, a dire che lei non abbia fatto la domanda a Fiore, ma perché mi dici che è stato Fioravanti? Perché tu credi che sia stato lui? Cosa ho detto? Non c'è una... No, su questo fatto specifico io non ho rinvenuto una sua dichiarazione alla domanda specifica che le ho fatto. Però, non gliel'ho chiesto. Poco prima, Fiore, a suo marito aveva espresso, abbiamo visto dopo l'intervista di Spiazzi, l'abbiamo visto prima, sì. Aveva detto a suo marito che cosa hai fatto a Fioravanti che ce l'ha con te? Non le viene adesso in mente che la causa di questo omicidio potesse essere appunto l'astio di Fioravanti come veicolato da Fiore nel corso di quella telefonata a suo marito dopo l'intervista di Spiazzi? No, non c'ho... Non gliel'ho chiesto, mi pare che non gliel'ho chiesto. Senta, suo marito maneggiava dei soldi di terza posizione per caso? No, che io sappia no. Tant'è vero che... Questa vacanza a Cannara, perché lei dice che è una vacanza ancora oggi? Io mi permetto di esprimere le mie perplessità, con tutto il rispetto. Ma come andaste a Cannara? Cioè, avevate dei soldi per andare a Cannara? Oppure impegnaste addirittura degli ori suoi? Sì, sì. Giusto? Ora impegnaste degli ori sì, sì. Per poter ricavare del denaro contante onde partire per Cannara ai primi di settembre sì. dell'80. Conferma quindi. Sì, confermo. Un secondo solo. Lei ha mai conosciuto Gilberto Cavallini? Mai. Anche sotto mentite spoglie, con un no, altro mai, nome, mai. Con un falso nome? No, mai. Mai? Mai. Ma non l'ha nemmeno mai sentito nominare dal suo marito? No. L'ho poi visto in televisione dopo. Senta, ma nemmeno come Gigi Pavan le ha mai parlato suo marito o come Giovanni Bottaccin le ha mai parlato suo marito? No. Di Cavallini sotto questi due falsi nomi? No. Volo venne con lei anche la seconda volta, giusto? A Roma, sì. Dopo la notizia sul giornale dell'affioramento del cadavere. Che cosa succede quindi? Dove andate? Lei ha detto prima, ha confermato che incontrò Fiore. E Volo, dove sta in questo momento in cui lei si incontra con Fiore? Insieme a lei. Quindi sì. Sente anche lui le parole di Fiore? Sì. E dopodiché che cosa succede? E poi siamo andati a Cannara e siamo tornati in Sicilia. Quindi sempre a Cannara da Davì? A prendere la moglie di Volo. Ah, la moglie di Volo perché sì, era rimasta... era rimasta là. Ah, a casa di Davì? Sì. Quindi si conosceva bene anche la signora Volo con il Davì, immagino, rimanendo a casa sua. Non lo so. Perché siamo tornati io e Volo, lei è rimasta là, quindi la dovevamo andare a prendere. Senta, e invece Francesco Buffa, le dice qualcosa? Era amico di Volo, di suo marito? Di mio marito no,
Mi pare che era amico di Volo. Sempre di Volo, come Davì? Sì, sì. Ma suo marito li avrà conosciuti, essendo amici di Volo. Mi pare che aveva preso, si sono conosciute perché ha preso una macchina. Stavamo comprando una macchina. Ecco, mi interessa molto questo tema della macchina, signora. Può specificare meglio, per cortesia? Si era cambiato, doveva cambiarsi la macchina. Mio marito è preso, lui aveva un autosalone. Giusto. Infatti poi quando mio marito è morto gliel'ho ridata, perché non l'ho presa più. Senta, le... scusi un secondo. Sì. Ecco, senta signora, a proposito di questa macchina, dell'autosalone di Buffa, a cui era interessato Volo, suo marito, capito? Forse Volo, giusto? Mio marito doveva suo cambiarsi marito. La macchina, sì. Era per caso una BMW, quella a cui era interessato suo marito? No. Se lo ricorda? No, non era una BMW. Lo esclude radicalmente oppure non se lo ricorda non bene? Non me lo ricordo bene. No. Benissimo. Comunque la macchina poi è stata sequestrata, quindi dai carabinieri, giusto? Sì. Poi sa che fine sa qualcosa di più di questa macchina, che fine ha fatto dopo il sequestro? Io gliel'ho ridata perché non la potevo pagare, quindi gliel'ho ridata quando poi è stata. Sa se proveniva da Milano questa macchina? No. Non lo sa. Grazie signora, non ho altre domande. Altre domande delle parti civili? Signor amico, buongiorno, avvocato Speranzoni, difesa di parte civile. Buongiorno. Le chiedo questo, suo marito all'epoca le riferì di uno o più contatti avuti con personale dei servizi di sicurezza? Più uno o più avvicinamenti, ne ha memoria? No, quella volta sola. Ecco, perché le leggo un verbale, per risvegliare un po' la memoria, sì. Dove il 15 settembre dell'80, davanti agli stessi pubblici ministeri citati dal mio collega Summa e Guardata, sì. Lei ebbe modo di dire questo. L'unica cosa di rilievo che posso riferire è che venne avvicinato diverse volte da persone che gli proponevano di collaborare in cambio di aiuti e di denaro, ma lui aveva sempre rifiutato dicendo che non era una spia. Ricordo in particolare che una volta venne avvicinato da una persona mentre usciva dalla caserma dei carabinieri dopo essere stato interrogato a seguito dell'omicidio Mattarella. Ecco, adesso che le leggo questo passaggio, lei lo conferma? Sì, lo confermo. Mio marito mi disse che questa persona che lo avvicinavano erano dei servizi segreti, ma non sembrò preoccupato per la cosa. Anche questa circostanza, lei ricorda che suo marito le abbia detto proprio che queste persone erano persone dei servizi segreti? Sì, salute. Ricorda alcune frasi riferite da suo marito, dette da queste persone dei servizi che lo avvicinavano, per caso, a memoria di frasi specifiche che suo marito le disse, proferite da queste persone dei servizi che lo avvicinavano? No, confermo quello che ho dichiarato allora. Guardi, se conferma anche questa parte del verbale del 24 novembre 1980, sempre al PM dottor Guardata, il colloquio finì lì, ripete quello che ha poc'anzi detto, cioè rileggo l'intero verbale, quando Francesco venne interrogato in occasione dell'omicidio Mattarella, mentre ancora si trovava all'interno della caserma Carini, fu avvicinato da una persona appartenente ai servizi segreti, la quale gli propose la medesima collaborazione in cambio di denari e di armi. Il colloquio finì lì, ma questa persona gli disse, questo è il punto, signor Mangiameli, verrà un giorno che lei avrà bisogno di me. Sì, sì. Lo conferma fatto. Questo? Sì, sì. Quindi più volte venne avvicinato da persone dei servizi. Sì,
Lei ricorda, anche se è una circostanza traumatica grave, dell'esistenza di un volantino diffuso nel giorno del funerale di suo marito da parte dei militanti palermitani di terza posizione? Un volantino che in quell'occasione venne... Io non c'ero per il funerale di mio marito, non ero a Palermo. Ecco, le è mai stato comunque dato un volantino distribuito in quell'occasione, ne ha memoria? Mi pare di sì, però non ricordo il volantino, non lo ricordo. Le risveglio la memoria con il verbale del 21 dicembre 83, reso al dottor Castaldo, in questo caso. A proposito del manifestino di terza posizione sulla morte di mio marito, il cui contenuto è, virgolette, lo hanno ucciso perché non potevano comprarlo, presumo che mio marito abbia raccontato nell'ambiente di terza posizione di essere stato avvicinato da esponenti dei servizi di sicurezza. Quindi questa frase, lo hanno ammazzato perché non potevano comprarlo. Ecco, adesso lei ricorda in questo verbale di averla riferita? Sì, lo ricordo vagamente, però se l'ho detto... Lo conferma? Lo conferma, sì. Ecco, la vostra condizione economica come famiglia all'epoca era florida o modesta? O molto modesta? Molto modesta. Gli introiti da attività lavorative arrivavano da dove a suo marito? Lui insegnava in una scuola privata. Da che anno? Adesso non lo ricordo. Quindi le attività economiche, lei lavorava all'epoca? No, non lavoravo. Ecco, suo marito le parlò quindi di offerte economiche anche che gli arrivarono? Le parlò mai di cifre, di somme? Parliamo proprio di questi incontri con uomini dei servizi. Sì, mi pare una volta sì, però non ricordo. Non ricorda cifre. L'entità di queste cifre no. Nelle lire del 1980? No, non lo ricordo. Ecco, ha parlato invece, signora, prima del soggiorno a Tre Fontane con Marta e Riccardo, gli alias di Fioravanti e Mambro, e ha accennato anche alla presenza del volo e dei coniugi Cannizzo. Ecco, i coniugi Cannizzo, diciamo, quando li avevate conosciuti e in che contesto? No, era da tanto che li conoscevamo. Era da tanto? Sì. Ecco, in che contesto è? Cioè, era un'amicizia di famiglia? Proprio era, un po'... sì, un amico di mio marito, Gaspara, che lui... Non ho ben capito, scusa. Era un amico di mio marito. Ecco, e in che contesto suo marito l'aveva conosciuto? Mi pare che lui pubblicava una rivista... Può essere Le vie della tradizione? Sì, sì. Chi è che pubblicava Cannizzo? Cannizzo. Ecco, che mestiere faceva Cannizzo? Cannizzo mi pare che era impiegato alla regione. Era un dirigente della regione Sicilia all'epoca, Cannizzo? Sì. Un funzionario, ecco, le risulta. Un funzionario, sì. Ecco, era quindi un'amicizia datata quella con Cannizzo. In altre occasioni voi frequentavate la famiglia di Gaspare Cannizzo? Sì, spesso andavamo a pranzo. Quindi era una frequentazione reciproca nelle case di entrambe le famiglie. Ecco, sì. Ricorda che Gaspare Cannizzo avesse dei figli? Sì, due bambini allora, ora sono grandi. Due bambine. Ecco, lei due bambini, un maschio e una femmina. E una femmina. Ecco, lei ha mantenuto dopo la morte di suo marito rapporti con sì, la famiglia Cannizzo? Sì, sempre. Tipo però mia epifania ogni anno. Ancora oggi? Ora no, perché adesso io non abito più a Palermo, ma fin quando ho abitato a Palermo sì. Fino a quando ho abitato a Palermo? Fino a quando poi sono andata in pensione, sono andata, mi sono trasferita a Mazara.
Ecco, sappiamo che Gaspare Cannizzo è deceduto qualche anno fa, non sappiamo invece la moglie di Gaspare Cannizzo e le figlie sono ancora in vita? Sì. Adesso sentiamo soltanto a Natale per gli auguri, ma per telefono e basta. Ecco, in occasione dell'incontro a Tre Fontane con Marta, Riccardo e la famiglia Cannizzo, innanzitutto Marta e Riccardo conoscevano già? No, assolutamente. Non conoscevano? No. O meglio, lei non li aveva mai visti assieme alla famiglia Cannizzo in altri incontri? No. Ecco, in quell'occasione avete cenato insieme? Che attività avete fatto? Abbiamo pranzato insieme, siamo stati in spiaggia, poi abbiamo pranzato. Ecco, e suo marito ha presentato Fioravanti e Mambro ai Cannizzo come Marta e Riccardo? Sì. Quindi li ha presentati con il nome falso. Ecco, ricorda se Marta e Riccardo abbiano avuto magari, come dire, qualche... non fossero d'accordo, insomma, su questa presenza di sconosciuti? Ma loro erano sempre scostanti, non avevamo noi un buon rapporto, erano sempre... Scostanti, ha detto? Sì. Ecco, ricorda sempre... in che modi si è manifestata questa natura scostante dei due? Ricorda degli episodi in quel soggiorno? Del cappellino, questo, che si è seduto a tavola con il cappellino Riccardo e mio marito gliel'ha tolto, cioè togliete il cappello a tavola, come si fa con i ragazzini. Sì, quindi avevano degli atteggiamenti, diciamo, poco convenienti dal punto di vista della situazione. Sì. Ecco, il viaggio invece di ritorno da Tre Fontane all'aeroporto di Punta Raisi. Ecco, lei che ricordo ha di quel viaggio? C'era un clima, come dire, sereno o no? No, un clima brutto. Non avevamo un bel rapporto tutto il tempo. Era una persona che a me non piaceva. Era un violento, secondo me. Ecco, ricorda degli episodi di... appunto di violenza, sì, in quei giorni? Sì, la prima sera io sono rimasta scioccata perché la ragazza si era scottata le spalle al mare, no? E lui le mise le mani così e lei si è fatta le mani male. Sulle spalle? Sì, lei fa, mi metto male, ma con un sorriso gliel'ha detto e lui le ha dato un pugno? Che io me lo ricordo ancora. La faccia poverina la fece così. Ha dato Fioravanti un pugno a Marta? Sì. Io da quella sera proprio l'ho odiato perché ho visto quella ragazza che le scendevano le lacrime in silenzio e se n'è andata. Ecco, ricorda di episodi che ebbero al centro del litigio sempre con l'allora Riccardo, sua figlia, la sua figlioletta? Sì, faceva rispetto a mia figlia, la bambina, una bambina, le toglieva i giornalini, non glieli voleva dare. Cioè, cose stupide, cose... Questo Fioravanti? Sì. Ricorda quando nacque vostra nipote in quel mese di luglio? Sì. Può dire il giorno? Esatto. Il giorno preciso non lo ricordo. Può essere il 28 luglio? Sì. Ecco, in occasione della nascita della vostra nipotina, vi siete determinati ad andare Sì, perché si doveva battezzare e quindi noi dovevamo tornare a Palermo. Quindi fu a Palermo città che avvenne questo incontro. E la decisione di andare a Palermo per il battesimo l'avete presa il giorno della nascita? O ricorda, ecco, questo episodio fra lei e un episodio familiare? Noi abbiamo preso la palla al balzo, abbiamo detto noi dobbiamo andare, è andato proprio per farle andare via, perché non si poteva stare. Quindi la palla al balzo a me fa capire, ma mi dica lei se sto capendo bene, nasce il 28, in quella circostanza cogliete l'occasione per andare via. Andiamo. Ecco, e ricorda, avete portato fino all'aeroporto di Punta Raisi Riccardo e Marta o li avete lasciati? Al bivio, mi pare che li abbiamo lasciati. Al bivio dell'autostrada.
Quindi li avete portati in macchina fino verso Punta Raisi, sì, ma non arrivando in aeroporto. Ecco, il giorno della nascita del nipotino è il 28, il giorno risulta già da dichiarazioni in atti del passaggio è il 29. E vi chiedo questo, poi siete rimasti a Palermo nei giorni, gli ultimi giorni di luglio e i primi di agosto? Siamo rimasti poco e poi siamo tornati a Trefontana noi. Quindi siete andati, diciamo, a Palermo e poi siete tornati nella casa al mare. Sì. La casa al mare era dotata di telefono? No, no, non c'era telefono. Lei ha mai sentito suo marito parlare di un certo Gigi di Mestre? Io mi ricordo che Fioravanti andava a telefonare, anche me, quando mio marito non c'era, andava in piazza. E poi quando tornava diceva a lei, ho sentito Gigi, però io non sapevo chi fosse, che Gigi era. Suo marito non le ha mai fatto dei riferimenti a questo Gigi di cui lei sentiva parlare al ritorno in casa di Fioravanti? Credo di no. Ecco, ricorda come si muovevano Riccardo e Marta a Trefontane? Erano dotati, non so, di macchine? Di... Sì, era rimasta la macchina nostra. C'era la macchina nostra a Trefontana. La vostra macchina o una loro macchina? No, loro non avevano macchina. Ecco, quindi utilizzavano in prestito a volte la vostra macchina, lei ricorda? Sì, che sì, sì. Quindi sono stati, direi, 2 settimane lì, no? Sì. Ecco, ci sono stati momenti in cui si spostavano utilizzando in prestito la vostra macchina, sì, senza, sì, di voi? O vi muovevate sempre insieme? Senza di noi, forse per andare a fare la spesa, perché il supermercato era a circa 2 chilometri di distanza, quindi si andava in macchina. Ecco, torniamo a Gigi. L'abbinamento alla città di Venezia o di Mestre, in queste discussioni che lei sentiva correlate al nominativo Gigi, lei li ricorda? No, lui diceva soltanto ho sentito Gigi, ma davanti a me non parlava mai di cosa diceva. Dunque, perché guardi, le leggo sempre 2 verbali di dichiarazioni. Allora, per risvegliarle la memoria, il 17 settembre 80 lei disse ho pensato a Gigi come complice dell'assassinio. Scusa, di mio... 17 settembre 80 davanti a chi? Davanti... Guardata e Summa, come pubblici ministeri, a pagina 5. Ho pensato a Gigi come complice dell'assassinio di mio marito perché ne avevo sentito fare il nome da Fioravanti. Di Gigi sentì che parlavano fra di loro Riccardo e Marta a proposito di un bambino che aveva avuto di recente. Ora che me lo si contesta, in effetti dissi a volo che Gigi poteva essere di Mestre perché avevo sentito Riccardo e Marta parlare di questa città. Ecco, adesso che le leggo questo passaggio, l'abbinamento con la città veneta di Mestre e Gigi. Il 24 settembre. È il 24 settembre, infatti. Dove sta leggendo il 24 settembre 80. Pagina 5. Infatti. Quello che lei ha detto all'inizio, sì, invece era il 17 settembre 80 e molto meno. Spillettati assieme. Grazie. 24 settembre 80, pagina 5, richiamo. Ecco, adesso che c'è questo abbinamento Mestre Gigi, lei quindi ricorda che ci fosse un'associazione fra questa città vicino a Venezia e il nominativo di Gigi con la nascita di questo bambino che il Gigi avrebbe... avuto all'epoca? Gigi, no, ora non lo ricordo. Però all'epoca, ecco, di questa verbalizzazione... Beh, sì. Conferma tutto? Confermo, sì. Ecco, c'è un altro passaggio sullo stesso tema nel verbale del 24 novembre 1980, pagina 3, dove lei dichiarò, dunque,
Ricordo che mio marito veniva a Roma ogni 3 mesi in occasione della stampa del giornale di terza posizione e non mi risulta che si sia mai recato in altre città come Venezia o Mestre. Ora però che la signoria vostra nomina queste località, mi sembra di ricordare che una volta sentii parlare Francesco Confioravanti di Mestre, ma non so dire se si riferivano a un viaggio fatto, da fare o a contatti con persone. Ecco, quindi questo suo marito, questo luogo, glielo nominò con riferimento a queste amicizie che aveva in terza posizione in questo contesto del luglio 1980. Lo conferma questo? Lo confermo, io sì, confermo quello che ho dichiarato allora, perché dicevo la verità, quindi non posso negarlo. Lei ha mai saputo, dati i rapporti molto stretti con la famiglia Cannizzo, di cui ci ha detto anche quasi nell'attualità, dell'appartenenza del dottor Gaspare Cannizzo a un ordine che si chiama Ordine Martinista? Sì, sì. Può dirci qualcosa di questo? Se suo, quello che ha saputo e in generale quello che suo marito sapeva di questo. So che anche mio marito partecipava a queste riunioni, ma non so altro, non ho mai partecipato. Quindi suo marito apparteneva allo stesso ordine di, sì, del dottor Gaspare Cannizzo. Ecco, può dire che cos'è l'ordine martinista a Palermo? No, guardi, non... Lo sa? No, non lo so. So che era... si riunivano, facevano delle riunioni, ma non so che ordine era. È una massoneria? Una affiliata, non lo so. Una affiliata non lo sa, ha detto che non lo sa. No, 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 ha detto no, collega, ha detto è so. Una affiliata, no, facciamo fine. Che non lo so. No, 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 lasciamole rispondere. Cosa sa lei dell'ordine martinista? Non so niente, io perché non è che partecipavo. Comunque, se vogliamo sapere, siccome è una cosa che fa parte del notorio, ci documentiamo cos'era l'ordine dei, sì, martinisti. No, però nell'occasione, certamente, Presidente, però visto che c'è un legame, noi questo non lo sapevamo prima di questa udienza, c'è un legame molto stretto con la famiglia Cannizzo sul piano della logica, la mia domanda, vuoi capire, visto che c'è un legame stretto, ecco, vi siete frequentati, lei ha detto che sapeva che il dottor Cannizzo era dentro questo ordine, sì, che suo marito ne faceva parte, questa per noi è una ma novità. Ma so soltanto questo. Non, cioè, non... Ma facevano delle riunioni parlando di che cosa? Ma io non lo so, non partecipavo. Non ha mai chiesto a suo marito di no, che... No, mio marito niente mi diceva di queste cose. Ecco, sapeva dove aveva sede questo ordine? No, no. Dove si riunivano, no? E dove si stampava quella rivista che invece ricordava prima? La rivista La Via della Tradizione? A Palermo, penso, non lo so. Lei ha memoria di questo? No, non me lo ricordo. Penso a Palermo si stampava. Ricorda se suo marito aveva preso in locazione per organizzare l'attività di terza posizione a Palermo, in Sicilia, una stanza in un immobile a Palermo? Sì. Ricorda dov'era? No, la via non me la ricordo. Cerco di aiutarla, eh? Un attimo di pazienza. Roberto, hai sottolineato qualcosa? C'è l'indirizzo. C'è. Un secondo, che devo recuperare una carta. Può essere forse fosse in via Salina 56 la sede? Lo esclude? Penso di sì. No, se via Salina 56? Sì.
Ecco, perché in questa sede furono trovati anche dei numeri della Via della Tradizione. Le risulta, allora le faccio questa domanda, che coincidesse il luogo, diciamo, della sede di terza posizione a Palermo? No, non credo che fosse la sede della Via o quantomeno della distribuzione del giornale. Suo marito lavorava nell'ambito, credo, della distribuzione editoriale. Lo conferma questo? Sì. Ma no, che venisse stampata la... No, ma suo marito lavorava nell'ambito anche della distribuzione di libri? Sì, sì. Delle edizioni, credo, vado a memoria, Europa, che facevano capo all'onorevole dell'epoca Pino Rauti. Sì. Era così. Sì. Ecco, quindi esclude che ci fosse nell'ambito delle riviste che distribuiva anche questa rivista Le Vie della Tradizione, dato che faceva parte suo marito dell'ordine martinista di cui faceva parte Gaspare Cannizzo. Non lo so, non me lo ricordo, ma non credo che... Ha mai sentito parlare suo marito di un circolo che sta a Trapani che si chiama Circolo Scontrino? No, io mai. Non le dice niente questo. Venendo invece al legame con Pierluigi Concutelli. Ecco, il legame con Pierluigi Concutelli è un legame di carattere familiare. Adesso mi interessava invece ritornare un po' sulle attività politiche comuni fra suo marito e Pierluigi Concutelli. Allora, nel periodo che precede di 3 anni, fatti del 2 agosto 80, lei ricorda se c'era una militanza comune a livello palermitano di suo marito con Pierluigi Concutelli? Sì, sì. In che contesto? Il movimento sociale. Il movimento sociale. Di che corrente facessero parte, lo ricorda? Presidente, ma qual è la rilevanza? La rilevanza sta nel fatto... Aspetta, io chiedo al Presidente quale sia la rilevanza di queste domande. Deve dire lui qual è la rilevanza. Qual è la rilevanza? Allora, la rilevanza... Io non sono nella sua testa. Allora, la rilevanza sta nel fatto che in questo dibattimento abbiamo a lungo parlato di un progetto di evasione di Pierluigi Concutelli, e questo progetto di evasione nasce da una militanza politica con Pierluigi Concutelli. Di questa militanza politica non ne abbiamo parlato approfonditamente, la signora invece nei vecchi verbali ne ha diffusamente parlato. Sì, ma io, Presidente, mi oppongo alla domanda perché non è rilevante riguardo all'oggetto di questo processo, che è l'asserita e ipotetica responsabilità di Gilberto Cavallini nella strage alla stazione di Bologna. Che... Domande sulla evasione, il progetto di evasione di Concutelli, sul ruolo di Concutelli, eccetera, eccetera, le abbiamo fatte a bizzeffe perché abbiamo ritenuto di fare un processo che riguarda il contesto, abbiamo detto fin dall'inizio, quindi... Siccome secondo me la domanda è non manifestamente irrilevante, vediamo se è rilevante fino in fondo, la faccio pure. Ecco, le chiedo questo, allora, nel 77 ricorda una campagna elettorale svolta da suo marito assieme a Pierluigi Concutelli? Sì, nel movimento sociale. Ecco, ricorda in che corrente del movimento sociale militava? Pino Rauti, mi sembra. Ecco, ricorda per che ragione suo marito abbandona il movimento sociale italiano e aderisce a terza posizione? Perché ha avuto una discussione con Pino Rauti, mi sembra. Con chi? Con Pino Rauti. Ecco, era in ballo una nomina, per esempio. Può essere? Suo marito si aspettava una nomina nel comitato centrale del Movimento Sociale Italiano che non arrivò? Sì, sì. È così? Sì. Ed è per questo che si ruppero i rapporti fra suo marito e l'MSI? Sì. Ecco, la nomina chi riguardò invece che suo marito? Lo ricordo. Mi pare un'altra persona. Può essere in Gravalle di Agrigento? No. Ne ha parlato... nelle sue verbalizzazioni del tempo. Ma non è in Gravalle, questo nome non è. Non in Gravalle, in Cardona, ho sbagliato. In Cardona. In Cardona, sì, mi perdoni, in Gravalle è un militante veneziano. Adesso che questo nome glielo faccio, è in Cardona, quindi in Cardona. La persona che venne nominata. Sì, sì. Ecco, nel giorno dell'omicidio del giudice Amato,
suo marito le fece qualche commento dopo che avete appreso la notizia dell'omicidio Amato, nella memoria? Guardi, le leggo il verbale per risvegliarle sempre la memoria del 16 settembre 80, pagina 5, ultimo periodo. Per quanto concerne l'omicidio del giudice Amato, ricordo che apprendemmo la notizia nel corso del telegiornale delle ore 13:30, lo stesso giorno dell'omicidio, a casa dei miei suoceri, dove eravamo andati assieme a prendere la bambina. Mio marito non fece commenti particolari, ma riteneva che fosse autentica la rivendicazione dei NAR. Lei disse all'epoca questo, lo conferma? No, può andare avanti, avvocato, così mi evita poi di fare l'inserimento. In merito ai NAR, sì, mio marito sosteneva che erano composti di gruppi spontanei o addirittura da persone isolate e che comunque la sigla venisse usata di volta in volta per rivendicare attentati. Confermo, sì. Era questa la visione che suo marito aveva all'epoca? Penso di sì. Dei NAR? Sì. E ritenne quindi valida, come dire, questa paternità dell'attentato al giudice Amato? Pare di sì. L'amicizia invece con il professor Volo in che contesto nacque? Perché Stefano Volo aveva una scuola, mio marito insegnava là. Ecco, l'istituto ricorda come si... L'istituto... Manara? Manara. Ecco, ricorda un istituto a Palermo che si chiamava Platone? Sì. Ecco, ricorda... Insegnava pure al Platone, sì. Insegnava pure al Platone? Sì, sì. Volo? No, mio marito. Suo marito. Sì. Ecco, non ha mai sentito correlare all'istituto Platone di Palermo il nome Gigi? Era il preside. Gigi? Sì. Ecco, invece all'istituto Platone insegnava anche il professor Volo? No, no, pare di no. Suo marito aveva un'agenda, era nell'80, aveva a disposizione un'agenda, un'agendina dove annotava... Lei l'ha avuta? L'è stata consegnata dopo la morte di suo marito? No. Ma ha ricordo di questa agenda o no? Sì, lui sempre aveva delle agende che scriveva numeri. Ecco, e dove la teneva? In casa o la portava addosso? La portava addosso. L'aveva il giorno in cui è stato assassinato, che lei sappia? Penso di sì, non me lo sono mai chiesto. Comunque questa agenda è sparita. È sparita. Mio marito usava il verbale, quello che citavo prima, a pagina 6. Mio marito usava un'agenda di quelle tascabili strette e lunghe, sì, sì, che si aprono a ventaglio. Era fatta così, sì. Ricorda adesso fisicamente, sì, sì, questa agenda. L'aveva con sé al momento della scomparsa, o almeno ne sono convinta, dato che la portava sempre in tasca. Sì. Quindi questa agenda quel giorno suo marito l'aveva. Ecco, le chiedo un'altra cosa. Quando vi siete spostati da Cannara a Roma, o quando suo marito si spostava senza di lei da Cannara a Roma, ricorda che autoveicolo usava o che mezzo usava? Mi pare questa macchina che aveva preso... Non la macchina di Salvatore Davì? No. Lo esclude? Non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Ricorda se Salvatore Davì a Cannara avesse la disponibilità di un autoveicolo? Non lo so, forse allora... E la ragione per cui Salvatore Davì viveva a Cannara? Sì. Ma viveva a Cannara perché aveva scelto di vivere a Cannara? Io poi dopo lei l'ha ho saputo... che era obbligato a stare lì. Per un legame col clan Madonia. Sì, l'ho saputo dopo. Ecco, i rapporti fra il professor Volo e Salvatore Davì, ricorda o ha saputo dopo in che contesto erano nati?
Mi pare che si erano conosciuti in carcere, può essere. Si erano conosciuti in carcere ed era nata una relazione di amicizia. Mi pare di sì, se non ricordo male. Ecco, ricorda se il professor Volo abbia mai fatto accenni al fatto di essere appartenente ai servizi di sicurezza o di aver lavorato, per esempio, per il noto Tom Ponzi all'epoca? Sì, ma lui era sempre così. Tanto diceva queste cose? Sì, sì. Lo diceva, non ci, non ci credate, ma sì, diceva cose strane, diceva queste cose, sì. Lo conferma. Sì. Le raccomandò mai di non fare accenni ai servizi di sicurezza? Volo l'ha mai avvicinata all'epoca per dirle non fare riferimenti se viene interrogata a cose legate ai servizi di sicurezza? Non lo so, cosa ho dichiarato allora, non lo ricordo. Adesso il mio collega magari riprenderà il tema. Per ragioni di pausa, lei quante domande ha ancora? 4-5, poi c'è l'avvocato Nasci che continua. Facciamo una pausa. Passiamo la pausa adesso e ci rivediamo alle 2:30. Alle? 2:30.